stagione. In questi campi, negli stessi campi, aspetta, negli stessi campi, il grano non c'è stato l'anno scorso, ma c'è stato 2 anni fa, perché l'anno scorso ci sono state le fave. 2 anni fa questo stesso grano era più alto di Antonio. Ci sono le fotografie mie in mezzo al grano in questo periodo, anzi no, anche prima, era fine maggio, e ve le posso fare vedere, e praticamente io ci camminavo in mezzo, le spighe sovrastavano. Quest'anno arrivano sino a 1,20 m, 1,30 m. Parliamo delle stesse sementi che più o meno, diciamo, non dovevano avere queste differenze, ma c'è stato il cambiamento climatico che è talmente galoppante da cambiare proprio le cose da un anno all'altro. Quest'anno non ho piovuto il mese di aprile, per cui il grano, arrivato a quell'altezza, si è maturato. Si è maturato, e quest'anno che avevamo previsto la mietitura più o meno come al solito a metà luglio, fine luglio, quest'anno sarà anticipata alla fine di giugno, perché il grano è maturo. Queste due qualità rappresentano due eccellenze. Con una ci facciamo la pasta, e questo lo riconoscete tutti. È il grano del senatore Cappelli. Un grano che, per volere di Mussolini, fu fatto oggetto di studio, e un certo Strambelli fece delle prove in una tenuta e fino ad ottenere una qualità con cui riuscimmo ad avere l'autarchia in questo ramo, cioè praticamente riuscimmo a, nell'obiettivo, siamo riusciti con questo grano, che per me è il migliore, ad avere una semola abbondante e riuscire a pastificare per tutta l'Italia. Questo è stato il vantaggio del Cappelli. Questo invece è il Saragolla antico giallo. La differenza, la vedete questa curvetta qui nel collo tutta piegata? Ora vi faccio vedere meglio. Si vede. Questo è più antico del Cappelli, eh? Un po' di questo è nel Cappelli, perché il Cappelli non è un grano puro. Il Cappelli è un ibrido del 1940, ma è un ibrido. E una parte del Cappelli è ricavata da questa, dal Saragolla antico giallo. Vedete questa curvetta? Quando questa sarà un po' più indietro rispetto a Cappelli, quindi è ancora bianca, ma anche qui i baffi dovrebbero scurire. La cariosside rimane più chiara di quella del Cappelli, però parliamo di un grano che abbiamo notato essere più forte, per cui quest'anno abbiamo seminato 2 campi grandi per fare in modo tale che per l'anno prossimo c'è tutta la semente per poter fare una produzione di pasta, almeno di 2 linee. Perché? Perché questa pasta è ancora più leggera del Cappelli. È un grano, questo qui, italiano reale, antichissimo, un grano con cui gli americani di una fabbrica che si chiama Camut hanno impiantato una commercializzazione in tutto il mondo, come se appunto questo grano fosse originato da loro, dalla favoletta del picco trovato in Egitto. Invece questo è un grano completamente italiano, soprattutto del centro Italia. Del regno. Del regno. È un grano del regno. Questa è a Saragolla. Dalla Saragolla abbiamo visto che è nato questo qui, il Cappelli. Così piccolo somiglia a un suo ibrido che si chiama Creso. Questo grano, comunque, oggi è rarissimo. Queste produzioni sono le produzioni dei grani antichi. Pochissime aziende lo fanno. Per quale motivo? Perché le rese sono basse. Tanto basse da non avere un ricavato che possa compensare in nessun modo, per nessun prezzo. Quindi è una situazione per amatori. Con questo grano si fa, Spiga Bruna fa la pasta. Questa pasta risulta essere digeribile, risulta essere molto odorosa, risulta avere delle caratteristiche ulteriori rispetto al solo connotato che tutti quanti sappiamo essere il gradimento della pasta, cioè quanto è al dente, quanto è callosa, quanto risulta gommosa sotto i denti.
Ebbene, almeno voi che state in questa sala da stasera in poi non dovete dare più questo valore come criterio di valutazione per una buona pasta, perché è un valore che si ha aggiungendo glutine. Il glutine oggi ovviamente è una cosa che si produce anche chimicamente, costa anche pochissimo sul mercato. Diciamo che si sta conoscendo da poco questa cosa, ma io ve l'ho detta da sempre. Che i pacifici per avere 17, 18%, 19% di proteine dovevano aggiungere il glutine, così è. Ora ci stanno questi scandali, tutto questo sta uscendo fuori alla luce del sole, io l'ho sempre sostenuto perché dall'inizio mi sono resa conto che non era possibile arrivare a questi indici di proteine, era impossibile in una situazione naturale. Ma questo era con la percentuale? Questa qua è 12%. 12%. Ma perché è il meglio cappelli che esiste, altrimenti cioè, potrebbe anche essere molto più poverello. Questa terra che sembra argillosa e tutto quanto, però aiuta molto il grano, aiuta molto, tant'è che diciamo, il nostro cappelli non ha niente a che vedere con il cappelli che oggi si vende dalle aziende sementiere, perché la legge cambia e cambia sempre, diciamo, con delle situazioni che non consentono ormai hai più di potersi procurare neanche più le sementi veramente biologiche. Io ho confrontato il nostro chicco che manteniamo da 18 anni circa con delle sementi comprate, perché praticamente abbiamo consigliato anche a qualcuno di comprare, che non può comprare da noi, non siamo azienda sementiera, quindi dobbiamo dire vai a comprare l'azienda sementiera, e poi si è comprato una partita da Scarai, che è una grandissima azienda sementiera che sta tra la Puglia e la Basilicata. E io ho confrontato i chicchi, sono la metà. Cioè, se quello si chiama cappelli, questo mo si dovrebbe chiamare un altro Cappello. modo. Cappellone. Comunque, sappiate che stasera mangiate questa pasta. Ho scelto per voi il formato più semplice, le penne. Perché? Penne lisce. Perché nel regno le penne erano lisce. A penna rigata è un problema milanese. Ok? Per cui praticamente la penna si mangia liscia. È la verità. A E posto quando le così. persone dicono ma non avete la penna rigata? No, E...